Ciao a tutti, eccoci nel nuovo video. Come fare un innesco elettrico? Innanzitutto avremo bisogno di un filo, ad esempio come quelli del telefono, e i doppini. Il diametro di questo filo è di circa mezzo millimetro. Poi avremo bisogno della paglietta, quella cioè abbastanza grossa. Infatti avremo bisogno di uno di questi fili. Così, ecco, vediamo se si vede bene. Dopodiché avremo bisogno di un tubicino da 1,5 cm di diametro 5 mm in semplice carta attaccata con la colla e alcune pinze e forbici. Allora, iniziamo subito. Tagliamo un pezzo di filo di una lunghezza adeguata, circa un 3 cm, giusto per non avere difficoltà nel fissarlo ai fili. Ok, e lo prepariamo qua. Poi speriamo i due fili di per circa 8 mm 10. Vediamo se si vede. Così. E li dobbiamo piegare in questo modo. Fare ad esempio un anello sopra. Così. Due ganci. All'interno di questi due gancini ci va il filo che abbiamo tagliato, il filo di ferro che abbiamo tagliato, così. Ora vanno chiusi questi due gancini con una pinza, ad esempio. Con all'interno il cavo, così almeno rimarrà schiacciato dentro. La distanza tra i due fili che non si dovranno, i due fili rame che non si dovranno toccare è di circa 5-6 mm, ecco, più o meno. Riuscire a chiudere. Due fili così che non possa uscire facilmente il filo. Dopodiché, per essere più sicuri che la corrente passi attraverso il filo, abbiamo bisogno anche di un saldatore, quindi per saldargli sopra un po' di stagno e far sì che non si spostino, per avere la certezza che poi funzioni. E poi in seguito avremo bisogno anche della colla a caldo. Ok, una volta preparato il saldatore potremo andare a saldargli sopra un po' di stagno dove ci sono le giunture. Cioè dove si collega il filo con il filo di ferro con quello in rame. Ora bisognerebbe farlo anche in due, sarebbe più facile da fare questo lavoro, anche perché al ferro non si attacca tanto bene alla paglietta in acciaio lì. Preriscaldando bene il filo è più facile questa operazione. Ok, a posto. Possiamo togliere il saldatore e vedere com'è venuto. Ok, una volta aver saldato andremo a tagliare i filettini che sporgono, così da ridurre lo spazio che occupa. Ok, dopodiché prenderemo il tubicino in cartone e lo infileremo non tutto dentro, cioè il filo lo infileremo dentro senza far toccare i due fili in rame, perché sennò non funzionerà l'innesco. Ok, non infiliamo del tutto e andiamo a mettere della colla a caldo dietro, nella parte posteriore.
in questo modo. Ok, dopo aver messo la colla a caldo dietro, andiamo a spingere verso il basso il cartoncino e quindi rimarrà chiuso, tappato dietro il tubo e i fili dovranno restare appena sotto la fine del tubo, come vedete. Dopo aver fatto questo, andiamo a mischiare polvere nera normale con acqua e un po' di destrina, un 5% di destrina. Ecco, deve avere una consistenza di circa come quando si fa il cemento da mettere sui muri, ad esempio. Ecco, una consistenza un po' abbastanza malleabile, così che non troppo bagnata. E dopodiché l'andremo a inserire all'interno del tubo, in questo modo. A riempire tutto bene il tubicino. Ok, quando non entra più, basta. E l'innesco elettrico bisogna farlo asciugare per bene, perché se no non funzionerà. Ed è praticamente pronto. Fatto asciugare, poi collegheremo i fili a circa questo innesco. Richiede un voltaggio di almeno un 5 volt e dovrebbe assorbire sui 0,2-0,5 ampere, ecco. Con un ampere si va sicuri di accenderlo sempre.